un saluto molto affettuoso a tutti i testimoni di Geova e pubblico in generale che mi stanno ascoltando in questo momento. Voglio dare un saluto molto speciale a mio amico Pietranuda, al signor Giacomo Lanza 74, Gianinos 60 e altri testimoni di Geova o ex testimoni di Geova che mi hanno scritto per desiderarmi auguri per i miei video caricati in YouTube. Prima di tutto voglio sua comprensione per qualsiasi errore grammaticale che io potrò commettere da qui in avanti al esporre il mio discorso che oggi vado a dare sull'altro assunto molto importante. Come sempre ho detto, mia missione qui è dare a tutti voi quelle informazioni o informazioni che la società Torre di Guardia non le va bene che voi sappiate. Quelle informazioni che la società Torre di Guardia occulta a tutti voi e che, come ho detto, non vogliono o non vuole che voi sappiate. E questa è mia missione, dare a tutti voi tutti i documenti, tutte le prove che io avevo in mio potere per fare dimostrare che questa organizzazione mai fu stata scelta per Gesù Cristo nel 1918 per essere il condotto, l'unico condotto di Dio sulla terra per dare il cibo spirituale ai domestici. Questo ho provato ampiamente che fu un inganno della società Torre di Guardia, in vista che il testo di Matteo 24, 45 al 47, che parla di chi è quello schiavo fedele e discreto che Gesù troverà facendo quello che egli aveva incaricato fare, questo sarà compiuto, adempiuto nel futuro, dopo la futura grande tribolazione, quando si verrà il figlio dell'uomo venire sulla nube del cielo con tutto potere e gloria, per fare il giudizio finale alle nazioni e dopo scegliere a suo schiavo fedele e discreto, di accordo al testo di Matteo 24, 45 e 47, e per quel motivo il testo di Matteo 24, 42, cioè tre versi prima, gli dice: siate vigilanti dunque, perché non sapete in che giorno verrà vostro Signore per seconda volta. E per questo motivo siamo tutti vigilanti aspettando l'arrivo di Gesù venire sulle nuove cielo con tutto potere e gloria per scegliere dopo e ispezionare a suo schiavo fedele e discreto. E questo fu mai fu nel 1918 come la società in forma ingannatora insegna in la Torre di Guardia del 1° di aprile 2007, pagina 22 e paragrafo 5. Questa è una menzogna, in vista che se questo fosse vero, che Gesù arrivò nel 1918 per sottoporre ispezione a suo schiavo, questo vuol dire che sarà altra nuovo ritorno di Gesù arrivando per terza volta dopo la futura tribolazione, e questo è un insegnamento che non parla la Bibbia e non insegna la Bibbia. Sarebbe un insegnamento apostata di parte di un'organizzazione apostata che insegna e crede in tre venute di Gesù Cristo. Una 2000 anni fa, la seconda nel 1918 per sottoporre ispezione a suo schiavo, e una terza venuta sulle nubi del cielo con tutto potere e gloria dopo la futura grande tribolazione per giudicare alle nazioni. E questo non è biblico. La Bibbia insegna soltanto due venute di Gesù Cristo. Una 2000 anni fa e la seconda per il futuro, dopo la futura grande tribolazione, quando si verrà il segno del figlio dell'uomo venire sulle nubi del cielo con tutto potere e gloria. Oggi voglio trattare un assunto molto importante, perché io non parlo menzogne, io mi piace parlare con le prove nelle mie mani per mostrare a tutti voi quello che la società Torre di Guardia non vuole che voi sappiate. E oggi vado a dimostrare altra prova, che cosa ha stato
facendo questo schiavo fino dal 1919, quando Gesù aveva incaricato tutti loro, tutti i suoi averi sulla terra, cominciando nel 1919, di accordo alla dottrina della società che si trova e si insegna in questa torre di guardia che voi potete vedere sul monitor di data 1 di aprile 2007, pagina 22, paragrafo 5. Per piacere, Roberto, legge questo per i nostri amici testimoni di Geova, per ricordare che cosa aveva insegnato la società 5 anni fa, nel 2007, rispetto all'arrivo di Gesù nel 1918, e che cosa avevano fatto questo schiavo scelto per Gesù a partire dal 1919. Per piacere, Roberto, legge questo per nostri amici. Qui voi potete vedere il CD-ROM della biblioteca della società Torre di Guardia del 1 di aprile 2007, pagina 22, paragrafo 5, che recita come segue. Quando nel 1918 arrivò per sottoporre a ispezione lo schiavo, Cristo trovò un rimanente di fedeli discepoli unti con lo spirito che dal 1879 aveva usato questa rivista e altre pubblicazioni bibliche per provvedere, in senso spirituale, cibo a suo tempo. Li approvò quale suo strumento composito, o schiavo, e nel 1919 affidò loro la gestione di tutti i suoi averi sulla terra. Come abbiamo visto, cari amici testimoni di Geova, la società Torre di Guardia aveva insegnato a tutte le persone del mondo, con questa Torre di Guardia che abbiamo visto, di data 1 di aprile 2007, pagina 22, paragrafo 5, che quando Gesù arrivò nel 1918 aveva ispezionato a suo schiavo e che egli aveva trovato questo rimanente di fedeli e discepoli unti con lo spirito che dal 1879 aveva usato questa rivista e altre pubblicazioni bibliche per provvedere in senso spirituale cibo a suo tempo e che Gesù gli approvò quale suo strumento composito o schiavo. E nel 1919 affidò loro la gestione di tutti i suoi averi sulla terra. E questa è la dottrina che si insegnava 5 anni fa e ancora si mantiene. Prima di continuare, voglio mostrare a tutti voi altro libro della società Torre di Guardia scritto nel 1993. È un libro di storia che si chiama Proclamatori del Regno di Dio. Questo è un libro di storia dei testimoni di Geova e ora voglio mostrare a tutti voi che cosa insegnava la società Torre di Guardia rispetto all'assunto della piramidologia che il pastore Russell insegnava come un testimone in pietra nel deserto di Egitto, che corroborava periodi di tempi biblici e che la misura dell'interno dei passaggi di questa grande piramide corroboravano profezie bibliche numerologici. Vediamo ora che cosa dice questo libro Proclamatori del 1993. Per piacere, Roberto, legge questa pagina 201 di questo libro a nostri amici testimoni di Geova. Qui voi potete vedere ora il CD-ROM della biblioteca della società con il libro Proclamatori di 1993, pagina 201, che recita come segue. Per circa 35 anni il pastore Russell aveva pensato che la grande piramide di Giza rendesse testimonianza a Dio, confermando i periodi di tempo biblici. Isaia 19 e 19, ma i testimoni di Geova hanno abbandonato l'idea che una piramide egizia avesse a che fare con la vera adorazione. Come avete visto, cari amici testimoni di Geova, la società Torre di Guardia chiaramente ha detto in questo libro che il pastore Russell
per circa 35 anni aveva creduto che la grande piramide di Giza rendesse testimonianza a Dio, confermando i periodi di tempo biblici. Ma i testimoni di Geova, dice così, hanno abbandonato, lasciato fuori, scartato l'idea che una piramide egizia avesse a che fare con la vera adorazione. E se questo è così, questo vuol dire che Gesù Cristo di sicuro sapeva molto bene che questo della piramidologia non era parte dell'adorazione vera, invece era parte dell'adorazione falsa di Satana e il diavolo, perché così lo aveva dichiarato il giudice Radford nella torre di guardia del 15 di novembre 1928, pagina 344, dichiarando che la piramidologia era un testimone in pietra di Satana e il diavolo. E se questo è così, questo vuol dire che lo schiavo fedele e discreto mai poteva insegnare come una verità a partire del 1919, quando il pastore Russell aveva morto. Non poteva insegnare questo della piramidologia a partire dal 1919, quando loro furono scelti per Gesù Cristo come suo schiavo, in vista che Gesù aveva provato tutti loro, perché lo aveva trovato insegnando dottrine vere, alimento spirituale corretto e di alta qualità ai domestici, per questo motivo Gesù aveva provato tutti loro. Lo curioso di tutto questo è che tutti i libri di Russell furono scartati nel 1929, cioè 11 anni dopo della selezione dello schiavo. Io mi chiedo come è possibile che Gesù aveva potuto approvare un schiavo che fino dal 1929 ancora stavano insegnando che la grande piramide d'Egitto rendeva testimonianza a Dio, confermando i periodi di tempo biblici. E questa è la mia domanda: come Gesù aveva potuto approvare nel 1918 a questo schiavo che ancora stava insegnando che la piramide di Giza ancora rendeva testimonianza a Dio, confermando i periodi di tempo biblici, quando questo è una menzogna? Questo della piramidologia non è parte della ragione vera, invece è della ragione falsa. Se questo è così, come è possibile che Gesù abbia potuto approvare a un schiavo nel 1918, quando ancora in quel tempo stavano insegnando dentro di tutti i volumi di studi nelle scritture la piramidologia, fino al 1929, quando furono tutta questa collezione scartate? Ora voglio mostrare a tutti voi un riporto che aveva fatto la società Torri di Guardia nel 1919. In questo riporto voi potete vedere un riporto che fa la società Torri di Guardia in questa convenzione dal 1919, quando il corpo direttivo aveva accordato adempiere la volontà del pastore Russell di mettere una piramide egizia accanto al lato della sua tomba nel cimitero di Pittsburgh, Pennsylvania. Io voglio mostrare a tutti voi questo riporto da gennaio 1919, i primi giorni di gennaio 1919. Voi potete vedere questo in suo monitor come segue. Qui voi potete vedere il survenir, il riporto della convenzione di studenti della Bibbia fatto in Pittsburgh, Pennsylvania, dall'inizio di gennaio 2 fino al 5 del 1919, come voi potete vedere qui. Qui si trova un riporto di tutti gli accordi
che hanno fatto tutti il corpo direttivo in quel anno, e qui si può vedere la foto di Judith Rutherford. Questo è del tempo del 1919, e voi potete vedere qui al giudice Rutherford, che si può leggere qua. Mettiamo un po' la seguente pagina, e qui c'è una cosa molto interessante. In questo si mostra l'ufficio della Watchtower, più antico, come era prima in Pittsburgh. Qui voi potete vedere Watchtower Office. Qui, per esempio, si può vedere come era il negozio che aveva il pastore Russell, di vendita di roba, in quel tempo, quando lavorava con suo padre in questo negozio. E questo è il negozio in Pittsburgh, questo è il negozio, il stabilimento che lui aveva con suo padre, molto antico. E qui si legge l'antico negozio e stabilimento di fratello Russell, e su primo negozio che egli aveva aperto con suo padre. Dopo, questo si trova dentro di questo riporto della convenzione del 1919, come voi avete visto. Qui si può leggere molto bene, qui sopra, convenzione annuale e elezioni, Watchtower Bible and Tract Society, Pittsburgh, Pennsylvania, gennaio 2 al 5, 1919. E qui si mette informazioni della questa convenzione, lo che avevano fatto, avevano concordato fare. Qui a sinistra potete vedere un schizzo di come sarebbe il risultato della piramide che stava progettando di costruire nella tomba del pastore Russell, in suo onore, nel 1919, in base al testamento del pastore Russell. Russell aveva morto nel 1916, aveva lasciato sua volontà, e egli voleva una piramide egizia accanto a sua tomba come un promemoria, un permanente ricordo dei suoi legami con la piramidologia occultista masonica, e lui voleva che si facesse questo in sua tomba in onore alla piramidologia. Voi potete vedere qui sopra, tagliata, che è l'occhio che tutto lo guarda, che tutto lo sa, che tutto lo vede, e che lo usano i masoni, che è l'occhio che tutto lo sa, è l'occhio dell'illuminato, che è proprio dei masoni. E qui si può leggere come segue, questo è molto importante, qui sta tutta l'informazione di questa edificazione che si comincerebbe a fare nel 1919 nella tomba del pastor Charles Chase Russell. In questo momento sua tomba era vuota, e si può vedere qua nella sinistra la tomba, così la lapide, così si può vedere Charles T. Russell con suo nome, ma niente di più, non aveva niente ancora, come oggi si può vedere la tomba di Russell. In quel tempo era così, un piccolo epitafio qui con suo nome, come se fosse il western, così come il cowboys, soltanto una lapide con suo nome, così semplice. Ma questo non è lo che oggi si può trovare, perché si aveva deciso, di accordo alla volontà di Russell, fare sua piramide accanto a sua tomba. E qui si può leggere sopra International Bible Students Association Convention,
Convenzione degli Studenti Internazionali della Bibbia. E qui si può leggere qualcosa molto importante, molto interessante, che si tratta dell'accordo per edificare nel 1919 una piramide egizia verso la responsabilità del fratello Bonnet, che era uno del corpo direttivo della società del tempo di Russell, e che era un uomo di fiducia di Russell, e che Bonnet aveva parlato con Russell prima da morire, che lui, che egli, che Russell voleva dopo sua morte, suo desiderio era tenere una piramide egizia accanto a sua tomba. Russell ha voluto che la sua piramide di granito rossa prendesse alcune informazioni esterne scolpita, come si può vedere oggi nei quattro lati della piramide accanto alla sua tomba. Ora vado a leggere a tutti voi e vado a chiedere a mio amico Roberto che legga questo per tutti voi, per sapere che cosa aveva accordato questo in questa convenzione di fare nella tomba di Russell su questa piramide egizia, e quali erano questi dettagli piccoli che dovevano compirsi nella piramide egizia che sarebbe edificata nel 1919. Prego a mio amico Roberto, per piacere, lega questo che sta in inglese, perché sto sicuro che sarà molto interessante per tutti voi testimoni di Geova. Ricordate che questo fu una convenzione nel 1919, appena scelto lo schiavo per annunciare la buona notizia alle nazioni, e comincia anche fuori di annunciare questa davvera buona notizia, comincia a fare questa costruzione nel cimitero di Pittsburgh, Pennsylvania, dove stava sepultato il pastore Charles de Russell. Per piacere, Roberto, legge questo, tradurre questo per i miei amici testimoni di Geova. Alla tomba. Il lunedì, un gruppo di circa 150 è stato condotto da fratello Bonnet alla tomba del fratello Russell, su una collina che sta in pendenza verso il sud. Ci siamo uniti le mani intorno alla tomba e cantiamo: benedetto sia il legame che unisce i nostri cuori nell'amore cristiano, la compagnia delle menti affini è simile a quella sopra. La nostra speranza gloriosa rivive. Il nostro coraggio ogni giorno, mentre ciascuno si alista con l'aspettativa per eseguire il cammino al cielo. Un ultimo sguardo fisso sulla scena ci ha ricordato il modo pacifico come il nostro pastore ha passato al di là del velo. Le parole di fratello Rutherford vennero in mente: sono contento di questa esperienza in carcere, è stato riservato per noi, piuttosto che per il nostro caro fratello Russell. Abbiamo visitato le opere meravigliose e ci guardava gli operai lentamente ma sicuramente scalpellare il monumento da erigere in memoria alla società. Le sepolture lotti della società Torre di Guardia in Rosemont Cimiteri Uniti, a 5 miglia a nord di Pittsburgh City, contiene un ampio spazio di tombe per tutti i membri della famiglia Bethel, e i pellegrini e le loro mogli in tutte le più di 275 tombe adulti. Nel centro esatto del lotto di Bethel sarà eretto diagonalmente un monumento con la forma di piramide come progettato dal fratello Bonnet e accettata dal fratello Russell come l'emblema più calzante, opportuno e durevole sullo spazio di sepoltura della società. Le dimensioni di questa struttura è di 9 metri di larghezza alla base, e la sua pietra apice è esattamente 7 metri sopra il livello del suolo. Si poggia su una fondazione in calcestruzzo e cemento armato 5 metri di profondità e fortemente rinforzato con filo spinato, il lavoro del fratello Bonnet, che non sarebbe affidato questo importante compito a nessun altro, così ci viene assicurato il lavoro è sì stato ben fatto. Il fratello ha dato una descrizione completa del materiale e roccia cui sarà fissata saldamente, dopo di tentativi infruttuosi che si è diffuso circa 5 anni, al momento che lui ha pilotato i appalpatori al cimitero e ci esorta ad aiutare noi stessi vendendo souvenir con pezzettino del granito al negozio o stabilimento di granito Yorker più vicino.
questi blocchi mostruosi di rosa, colore preferito del fratello Russell, di granito sono state portate per tutto il cammino fino dalle cave di granito di montagna, vicino di Marvel Falls City nel Texas, su una vettura speciale piatto, e si dice che siano circa il 95% roccia silex o pedernale. Ogni pendio della piramide si troveranno ad affrontare una delle grandi partite e su ciascuna di queste piste è tagliata in 4 pollici embossment uno Tucker's Bible, sulle pagine del quale appariranno i nomi di quelli sepolti qui. Lo spazio di sepoltura per il fratello Rutherford è stato indicato e il suo nome, come quello del fratello Russell, sarà in cima alle opposte pagine della Bibbia. Uno spazio della Bibbia dovrà essere messi da parte per i pellegrini tutti in un solo lotto di spazio per 48 tombe, in modo che tutti i loro nomi appariranno sulla stessa Bibbia. Sopra le Bibbie sono spazi per le iscrizioni in pieno, Watchtower Bible and Tract Society, International Bible Students Association, Morti con Cristo Risorto, eccetera, e sopra di questi la croce e la corona, è la ghirlanda di alloro. È tutto ricoperto con la pietra a apice, altamente lucidato la sua forma, naturalmente piramidale. All'interno della struttura, incassato in un blocco di granito, sarà una scatola di metallo sigillata, nella quale è un set completo di studi biblici in caratol, la torre commemorativa, e uno di ogni tratto, le fotografie del pastore Russell, una copia della carta costituzione della società, e molte altre cose per le persone che all'un futuro potrebbe aprire la piramide e trovare loro documenti. Fratello W.M. B. Wirst, di Pittsburgh, che era assistente superintendente dei cimiteri uniti sotto il fratello Bonnet. Si prevede il monumento sarà posto e finito prima il giorno successivo della decorazione. Tutte le persone che desiderano un souvenir della pietra può inviare affrancature abbastanza per portare un pezzo con la grandezza di un uovo, e con sufficiente aggiuntivo da pagare alla società per il disturbo di averlo avvolto per la posta. Sarà ideale per i membri della classe per ordinare collettivamente. Come abbiate visto, cari amici testimoni di Geova, mia domanda è questa: se questo schiavo aveva stato scelto per Gesù Cristo perché erano loro erano le persone che stavano fornendo di cibo spirituale corretto e di alta qualità ai domestici, e che Gesù Cristo per questo motivo Gesù Cristo aveva scelto a loro come suo schiavo e aveva incaricato la responsabilità a tutti loro di tutti i suoi averi sulla terra, perché questo schiavo scelto per Gesù Cristo aveva cominciato altra volta con il piede sinistro facendo edificare una piramide egizia nel cimitero di Pittsburgh, Pennsylvania, per il pastore Russell, di accordo alla sua ultima volontà, e aveva incaricato questo lavoro dopo di morto, per farlo dopo di sua morte, al fratello Bonnet. Bonnet sapeva tutto il contenuto del testamento del pastore Russell e su desiderio di tenere in sua tomba come una rimembranza, un ricordo della società Torre di Guardia, di tenere una piramide egizia massonica con certe descrizioni messi nella piramide. Questa sarebbe una piramide di granito portato dal Texas, di altissima qualità, per decorare la tomba del pastore Russell. Come avete visto, amici testimoni di Geova, qui c'è qualcosa, niente da fare. Com'è possibile che un schiavo appena scelto per Gesù Cristo nel 1918 e cominciare a annunciare la buona notizia alle nazioni e incaricarsi di tutti gli averi di Gesù Cristo sulla terra, questo schiavo aveva cominciato con il piede sinistro facendo una piramide satanica, massonica, dell'adorazione falsa
a partire dal 1919, 3 anni dopo della morte del pastore Russell, per compiere la volontà del pastore Russell. Io mi chiedo, come può essere una religione vera, una religione che aveva cominciato a fare una piramide egizia satanica e Gesù Cristo aveva rimasto zitto per tanti anni senza unire a questo schiavo infedele che stavano facendo un'immagine di una piramide così come un'immagine pagana, una piramide della nazione falsa, e Gesù Cristo aveva rimasto zitto per tanti anni senza dire niente a loro attraverso del suo Spirito Santo, del Spirito Santo, e è rimasto zitto dando sostegno a questo insegnamento, a questa opera di edificazione di una piramide egizia, massonica, occultista, satanica, dell'adorazione falsa per decorare la tomba del pastore Russell e altri più di 400 membri della casa Betel che nel futuro sarebbero stati sepolti quel stesso cimitero di Pittsburgh. Io mi chiedo come è possibile che Gesù Cristo abbia potuto scegliere a questo schiavo bugiardo che aveva cominciato a insegnare una falsa data dalla fine del mondo giustamente nel 1919, quando Gesù aveva incaricato tutti loro, a questo schiavo scelto, annunciare la buona notizia alle nazioni, quella davvero buona notizia alle nazioni, che aveva risultato in un falso annuncio della fine del mondo per 1925, e anche avevano cominciato a edificare una piramide egizia di granito accanto alla tomba del pastore Russell di accordo a sua ultima volontà, a suo testamento, che lui voleva come un ricordatorio, come un ricordo della Watchtower, che avrebbe accanto a sua tomba una piramide egizia massonica con l'iscrizione Watchtower Bible and Tract Society, molto visibile, come un ricordo per tutta la vita, perdurabile per tutta la vita. Nel 1993 la società Torre di Guarda aveva dichiarato finalmente che tutto quello che sta vinculato con la piramidologia è satanico e non è dell'adorazione vera. Se questo è così, perché Gesù Cristo non aveva ritirato la sua approvazione e la sua scelta di questo schiavo nel 1918, quando nel 1919 questo schiavo aveva commesso peccato al edificare una piramide egizia massonica pagana dell'adorazione falsa a partire di quel anno dal 1919 in avanti? Questa è mia domanda. E queste sono le prove che ho mostrato, queste non sono calunnie, non sono prove false. Voi lo potete trovare in qualsiasi luogo, nella sala del regno e nella biblioteca antica della società Torre di Guardia. Si può trovare questo riporto della convenzione da 1919, dove questo corpo direttivo aveva accordato finalmente edificare una piramide egizia accanto alla tomba del pastore Russell, di accordo alla sua volontà, come ricordo della società Torre di Guardia che egli aveva creato e iniziato formalmente nel 1884. Questo video l'ho messo qui in YouTube per fare riflettere a tutti voi che questa religione non è la religione vera che la società vi ha fatto credere. Invece è una religione bugiarda, ingannatora, con dottrine che si accendano e si spegnano molto abitualmente
e che mai dà più luce alla luce di prima, ma invece la spegne per sempre con altra nuova luce, totalmente diversa, che a volte contraddice la luce prima data per loro stessi. Aspetto, cari amici testimoni di Geova, che questo video sia stato molto interessante per tutti voi e, come ho sempre detto, è un piacere mostrare a tutti voi queste prove, mostrando questo riporto dal 1919, che forse molti di voi non avete questo in sua biblioteca, in vista che è troppo difficile trovarlo e che voi aveste avuto nella sua biblioteca della sua casa. Vi ringrazio molto per ascoltarmi, per guardarmi molto frequente e per desiderarmi tanti auguri. Io vi faccio anche tanti auguri a tutti voi e le desidero a tutti voi la benedizione di Dio per tutti voi e sua famiglia. Vi lascio, arrivederci e a presto. Buona notte.